agli evasori? È sicuramente un favore agli evasori, questo non c'è dubbio, come è appena stato detto, è una cosa che conviene ai grandi evasori, questo l'ha detto chi è più esperto di me. Potrebbe far emergere un pochino, cioè che riduca un piccolo pezzo dell'evasione dei grandi evasori, ma non di più, non solo, ma tutti noi sappiamo per esperienza come sia così diffusa l'evasione dall'elettricista, all'idraulico, non solo lo scontrino nei negozi, ma proprio nelle prestazioni degli artigiani, gli autisti delle macchine con autista, eccetera. Che oltretutto giocano sulla convenienza del cliente, cioè gli dicono: vabbè, guarda, ti faccio lo sconto nel senso che non ti do l'IVA, che troppo spesso diventa anche un ricatto. Comunque, quello che mi sembra che, anche con tutte le buone intenzioni e sperando che si raccattino un pochino di soldi dall'evasione, questo concordato fiscale cristallizza le disuguaglianze tra chi è lavoratore autonomo di vario tipo e i lavoratori dipendenti, perché i lavoratori dipendenti sul reddito da lavoro dipendente pagano fino all'ultimo euro. Lo abbiamo visto anche con lo sconto contributivo per le mamme con almeno 3 figli, cioè quello sconto è apparso come reddito aggiuntivo e loro ci dovranno pagare di più le tasse. Però, professoressa, la proporzione l'argomento che viene opposto a questa sua lettura, assolutamente impeccabile, certo, però a differenza del lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo ha molte meno tutele, se si ammala non gli viene pagato il giorno di malattia. Però se si a parte che il lavoratore dipendente paga fior di contributi per poter ricevere l'indennità di malattia, li paghino anche gli autonomi a questo punto, ma il lavoratore autonomo che non paga le tasse o non ne paga il giusto verrà curato dal sistema sanitario, pagato con soldi pubblici, i suoi figli andranno a scuola, userà i trasporti, perché le tasse servono per produrre beni pubblici, no? Chiaro. E anzi, essendo troppo poche, forse gestite male, non ne producono abbastanza, però il problema è che anche gli evasori godono dei beni pubblici che sono pagati dai non evasori. Allora, Sandro Iacometti, questo...